come state? Spero stiate tutti bene. È giunta un'altra domenica e come sapete ogni settimana noi animatori pensiamo ad attività e giochi nuovi da fare in famiglia in questo periodo. Il gioco di oggi è stato pensato da me, Simone e Andrea ed è un gioco molto molto semplice. Dovete avere dei tappi oppure delle palline di carta, delle palline di carta stagnola o qualcosa che riesca a scorrere per esempio su un tavolo. E poi anche un contenitore e ovviamente un tavolo, una superficie piana. Ora ci sarà un piccolo tutorial, una piccola dimostrazione sul come si proceda nel gioco. Allora ragazzi, ecco la dimostrazione. È un gioco 1 contro 1. E i due giocatori saranno uno dalla parte del tavolo e uno dalla parte opposta. In questo caso dalla mia parte ho tenuto i tappi oppure le palline di carta, quello che avete, e dall'altra parte ci sarà il mio avversario che terrà il contenitore. Il contenitore deve essere tenuto al bordo del tavolo, esatto, in quel modo. Invece io, lo scopo che ha il mio avversario è quello di cercare di prendere al volo col contenitore più tappi possibili e io glieli lancio. Però, una piccola regola, i tappi devono essere lanciati entro i bordi del tavolo, quindi entro i lati lunghi del tavolo. Quindi lanciati in questo modo non vanno bene, perché se no il mio avversario non riesce a prenderli. Però devo cercare di tirarglieli lungo i bordi del tavolo, in questo modo. Vabbè, così. Il mio avversario deve cercare di prenderli. È un gioco a turni, quindi il primo turno lei tiene il mio avversario tiene il contenitore, il secondo turno lo terrò io. Alla fine si vede, si contano i tappi presi grazie al contenitore e vincerà quello che ne avrà di più. Avversario ha totalizzato 6 punti perché uno non è riuscito a prenderlo e gli altri 6 tanti invece sì. Ecco, in questo caso io ho totalizzato 5 punti più 2 perché questi tappi qua sono rimasti sul tavolo e non sono caduti nel contenitore. Quindi gli ho lanciati male il mio avversario ed è come se avessi fatto 2 punti in più io. Quindi ho vinto in questo caso, perché ho vinto 7 tappi e lei 6. Spero vi siete divertiti, condividete foto, video sui social e taggate la pagina dell'autorio.